Ciao raga, benvenuti e benvenute o bentornati e bentornate sul mio canale. Mi chiamo Giorgia, sono vegana e vivo in Olanda. Forse mi conoscete già da Instagram dove condivido ricette vegane semplici. Se vi va, seguitemi anche lì, altrimenti iscrivetevi qui su YouTube per non perdervi i prossimi contenuti. Oggi parleremo di un argomento super interessante per la maggior parte delle persone che vogliono trasferirsi in Olanda, ovvero con quanti soldi partire e quanto costa la vita in Olanda. Iniziamo parlando di quanto costa la spesa. In Italia, come in Olanda, esistono diversi supermercati, da quelli più costosi a quelli più cheap. Facendo un conto generale, non si riesce a dire se si spende più in Olanda o più in Italia, perché dipende davvero da ciò che si va ad acquistare. Per dirvi, una zucchina di stagione va da all'incirca 80 centesimi fino a 60 centesimi quando è sconto. E sì, i prezzi tante volte vanno a pezzo e non a peso, a chilo. Specifichiamo anche che quando la zucchina però non è di stagione può venire anche 2 euro. Anche se non mangio carne perché sono vegana, ho notato che alcuni prezzi della carne sono minori. Per esempio il pollo può costare anche 5 euro al chilo, mentre i prezzi del pesce sono veramente esagerati. Penso che quando compravo pesce qui, 200 grammi di gamberetti venivano sui 6-7 euro. Non voglio sbagliarmi però. Ho questo ricordo, mentre i sostituti vegani come la feta vegana o gli affettati vegani vengono pari o addirittura meno del prodotto non vegano. Questo è un win per noi vegani. Faccio un altro esempio: la vena costa molto meno dell'Italia, per esempio può anche venire 1 euro al chilo, e lo so perché la consumo tutti i giorni, perché ogni giorno mi preparo il porridge, mentre in Italia viene molto di più da quel che ricordo. Quindi forse l'Italia può essere più cheap dell'Olanda, però ricordo che quando io vengo in vacanza al nord e vado a fare spesa, non lo so, magari al Conad, rimango veramente spesso sorpresa allo scontrino. Quindi a voi le conclusioni della spesa, di quanto costa quando venite qui. Passiamo ai trasporti. Direi che l'Olanda è molto più costosa dell'Italia, però i treni sono molto più moderni, efficaci e puliti. Esempio, io per fare Ascoli San Benedetto, dove abitavo in Italia, ci impiegavo 50-55 minuti, mentre qui per fare la stessa distanza e i stessi chilometri ne impiego la metà. Rotterdam-Amsterdam ci si impiega all'incirca un'ora e sono 70 km e il costo di biglietto di sola andata sono all'incirca 18 euro. Facciamo un altro esempio, invece Amsterdam-Utrecht, che sono all'incirca 46 km, ci si impiegano 26 minuti e il costo è di 8,80 euro. Di sola andata. Quindi ecco, i trasporti costano di più, però se trovate un lavoro dove dovete viaggiare, i costi vi vengono rimborsati. Adesso parliamo di case e affitti, che penso sia la cosa più costosa qui in Olanda. I prezzi dipendono molto se volete vivere in un monolocale oppure se volete vivere in un appartamento con un partner o addirittura se volete affittare una stanza. Nel primo caso, per esempio, l'affitto può essere davvero molto costoso. Nel caso di un appartamento condiviso con un partner, parlo di città come Utrecht o ad Amsterdam, i prezzi si aggirano attorno ai 1600-2200 euro. Parlando invece di una stanza in un appartamento condiviso con altre persone, penso che il prezzo si possa aggirare attorno agli 800-900 euro, ovviamente anche qui spese escluse. Quindi ecco, sicuramente il mercato immobiliare è molto costoso qui in Olanda e ne ho parlato in un altro video. Inoltre è anche super difficile trovare casa, quindi magari a volte si trova una casa dove il prezzo è un po' fuori budget e bisogna accettarla. Ci sono inoltre altre spese fisse mensili, come per esempio l'assicurazione sanitaria che va dai 130 euro in su, costo del wifi della casa, quindi dai 25 ai 50 euro, oppure il costo appunto di internet e del telefono, che si aggira anche quello attorno ai 15-20 euro. Se volete possiamo aggiungerci anche delle attività sportive, e per esempio la palestra viene meno, viene molto poco, per esempio io pago attorno ai 15 euro, però ci sono le attività che possono essere più costose, che possono andare per esempio dai 50, 60, 80 euro. Quindi, avendo detto tutte queste cose e facendo una stima generale di quanto più o meno può spendere una persona media che vive qui in Olanda, la spesa di base si aggira attorno ai 1200-1300 euro mensili. E quindi con quanti soldi partire? Io vi consiglierei di partire con quanti più soldi possibili. Appena arriverete qui, se vi volete trasferire in Olanda, troverete subito lavoro, quindi avrete
immediatamente un'entrata, ma è davvero un bene avere un bel crucero da parte nel momento in cui possa accadere qualsiasi inconveniente o qualsiasi tipo di emergenza. E poi dobbiamo anche contare che all'inizio, nel momento in cui affittate una casa e firmate un contratto, dovete lasciare una caparra che è all'incirca 2 o 3 volte l'affitto. Quindi se pagate un affitto di 800 euro potete dover lasciare una caparra di 1600 o addirittura 2400 euro. Quindi un minimo con cui partire, io vi consiglio, almeno per stare stretti, 2500 euro o anche magari 3000 euro. Ok, penso di aver racchiuso tutto quello che c'era da dire in questo video. Fatemi sapere se avete delle domande, scrivetemele qui sotto e io cercherò di rispondervi. Vi ricordo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Duh!